Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti e bentornati qua sul canale di Burchi. Allora, italiano, nuovo allenatore della Fiorentina. Ufficiale, contratto biennale con opzione per il terzo anno, guadagnerà circa 1,2 milioni a stagione, quindi una cifra anche più ridotta chiaramente rispetto a quanto guadagnava Gattuso. Prima di partire con il video, vi chiedo di iscrivervi al canale, condividetelo con tutti i tifosi della Fiorentina, con tutti gli appassionati di calcio che conoscete, un bel like qua sotto per supportare questo video, per supportare questa serie e ditemi la vostra per quanto riguarda il mondo viola, per quanto riguarda il discorso italiano, il calciomercato e parleremo anche di Gattuso perché ci sono dei retroscena e delle verità. Quindi se vi fa piacere, ditemi la vostra qua sotto commentando con un bel commentino, raga. Allora, ufficiale italiano, italiano che comunque ha fatto veramente bene con lo Spezia dal punto di vista di campo, dal punto di vista di gioco, dal punto di vista delle idee, ha sorpreso perché tutti l'anno scorso davamo lo Spezia. O comunque la maggior parte di noi, compreso io, davamo lo Spezia tra le prime retrocesse, tra le squadre che andavano più in difficoltà in Serie A. Invece, nelle squadre, diciamo, posizionate nelle ultime 6-7 posizioni, è la squadra che ha giocato meglio, perché lo Spezia durante la stagione ha espresso un gioco migliore rispetto al Crotone, rispetto al Parma, rispetto al Benevento, rispetto al Torino, rispetto al Cagliari. È una squadra che a livello di gioco a tratti ha giocato anche meglio del Genova. Quindi, insomma, una squadra che con l'italiano ha fatto bene, una squadra che con questo 4-3-3 ha fatto un buon calcio, un calcio basato sul pressing, sull'intensità, su buone verticalizzazioni, sul lavoro importante da parte dei terzini, centrocampisti che accompagnavano le mezze ali, il playmaker che spesso l'ha fatto Ricci, ha fatto bene, e gli attaccanti esterni hanno fatto un lavoro importante sia andando al cross sul fondo, sia rientrando a piede invertito magari per cercare la conclusione. Mi vengono in mente comunque le giocate di Farias, Gyasi, lì davanti in Zola, Piccoli, poi a tratti anche l'esperienza di Galabinov. Insomma, lo Spezia è una squadra che complessivamente, ora non sto qui a citarvi tutti i nomi, ha fatto molto molto bene, Maggiore, Pobega e quant'altro, ragazzi. Quindi grande lavoro di italiano lì allo Spezia. Ora, italiano, chiaramente, visto il lavoro che ha fatto, in questo momento, visto che comunque Gattuso è saltato e Fonseca non è arrivato a Firenze, che erano i due nomi in pole position, è il nome che, da quello che c'è, che c'è disponibile, è il nome, raga, con un presente barra futuro, guardando comunque in ottica futura, a livello di età, a livello di idee, a livello comunque di come promette, è il profilo, secondo me, che il profilo migliore, il profilo che può far bene a Firenze, un profilo interessante, un profilo che sicuramente vorrà mettersi in mostra, vorrà dimostrare che comunque facendo un upgrade, un passo in avanti nella sua carriera sia meritato e quindi vorrà sposare a 360 gradi il progetto della Fiorentina, comunque chiaramente facendo molto molto bene e mettendosi in gioco. Questo sicuramente va detto. D'altro canto si può dire che comunque italiano, una squadra così importante, non ha esperienza e forse questo leggermente in determinati tratti della stagione lo potrà pagare. Però, ripeto, io personalmente sono contento della scelta di Italiano perché per quello che c'era a disposizione è il profilo che comunque anche in prospettiva può fare sicuramente bene e lo Spezia l'ha dimostrato con veramente un bel calcio. Venendo al discorso, raga, di Gattuso, sembra, da quello che comunque filtra a Firenze, da quello che ho letto, che Gattuso, quando è arrivato alla Fiorentina, non era nemmeno convintissimo al 100%. C'era stato un pressing comunque veramente asfissiante da parte della società fiorentina, se così si può dire come aggettivo, un pressing importante, un pressing tra virgolette un po', diciamo, dal punto di vista calcistico logorante della società fiorentina su Gattuso per convincerlo per venire a Firenze. Quindi Gattuso chiaramente è venuto alla Fiorentina, però sembra che anche all'inizio non era proprio convintissimo. Poi chiaramente nel corso del tempo si sono sviluppate delle situazioni, ovvero un discorso di calciomercato, un discorso che poi la Fiorentina chiaramente non è società, non è bischera, non si vuole far prendere per i fondelli né da Mendes né da nessun procuratore, quindi dice sì, noi i soldi ce li mettiamo, però poi i giocatori le prendiamo alle condizioni che diciamo noi e alle condizioni che non è che le prendiamo alle condizioni che dicono i procuratori, e quindi questa potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Certo, lì per lì sembrava che comunque la figuraccia l'avesse fatta la Fiorentina, però secondo me non è così. Quando, diciamo, un rapporto si incrina, quando due persone litigano, comunque, diciamo, hanno delle problematiche, non è mai colpa di una parte sola, però chiaramente poi bisogna
vedere qual è la parte che ha più percentuale di colpa e quella meno, però la colpa non è mai di uno solo. E quindi è arrivato questo divorzio. A me mi dispiace perché comunque Gattuso è un uomo, un allenatore, un ex giocatore importante. E va detto che comunque a Napoli ha fatto a tratti bene, a tratti male, aveva sicuramente una rosa importante a disposizione, però poi chiaramente gli infortuni hanno pesato. E lui è una persona che ci mette sempre la faccia, ci mette tanta grinta e tanta determinazione. Poteva essere la persona giusta per il rilancio della Fiorentina, però io dico meglio lasciar perdere ora che più in avanti, quando la situazione si poteva compromettere ancora ulteriormente. Su Fonseca poteva essere un nome comunque importante per la Fiorentina, perché Fonseca comunque è un profilo di allenatore sempre giovane come Gattuso, però comunque che ha anche lui esperienza in Serie A, esperienza in Europa, insomma. Un allenatore sicuramente più esperto, tutti e due più esperti di italiano, che però, ripeto, per quello che c'era a disposizione in questo momento, è l'allenatore che ti può dare più garanzie e, diciamo, io lo guardo e lo vedo anche con curiosità, perché comunque è sicuramente un passo in avanti per lui nella sua carriera. Poi ora bisognerà vedere anche un discorso di calciomercato, quali saranno i giocatori che italiano vorrà portare alla Fiorentina. Certo, sia Gattuso che Fonseca dal punto di vista del calciomercato, dal punto di vista del profilo, potevano dare più garanzie per quanto riguarda anche l'acquisto di dei profili più importanti rispetto magari a quelli che arriveranno con italiano. Però questo, ragazzi, è relativo, bisogna vedere anche come lavorerà la società. Sicuramente con l'ingaggio di Burdisso da un punto di vista di calciatori sudamericani è stato importante. Bisognerà vedere come lavorerà Pradé, come lavorerà Barone e quant'altro. Filtrano delle notizie da Firenze che comunque quando non c'è commisso Barone a volte prende un po' troppo in mano la situazione con una personalità troppo, diciamo, importante. Questo non lo so onestamente, però io anche a livello societario della Fiorentina spero che commisso detti veramente le linee guida in maniera precisa per comunque poter avere all'interno della società, con l'allenatore e con la squadra, un progetto ben coeso e con tutti veramente che remino dalla stessa parte. Questo è molto molto importante, raga. Ditemi la vostra, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, condividete il video con tutti i tifosi della Fiorentina, raga, e niente, come dico sempre, sciabalala a tutti, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!